Le emergenze purtroppo rimangono sempre le stesse, quelle rivendicate e sottolineate all'inizio dell'anno, quindi mancanza di personale ATA soprattutto, che ovviamente ha creato e continua a creare delle emergenze all'interno delle scuole, perché comunque non si riesce a sopperire al fabbisogno necessario per la quotidianità nelle scuole. E ultimamente sono stati dati insegnanti di sostegno in tutta l'Abruzzo e quindi anche in provincia di Teramo, però purtroppo ovviamente sono stati dati a metà anno scolastico, quindi con tutto quello che può conseguirne, soprattutto per gli alunni e le alunne che si sono visti in corso d'anno la sostituzione del docente. E quindi diciamo che principalmente sono queste le emergenze presenti attualmente nella provincia di Voi Teramo. siete anche preoccupati per la nuova legge sull'autonomia differenziata. Questo cosa comporterà? Sì, siamo preoccupati, siamo molto preoccupati perché la legge sull'autonomia differenziata potrebbe creare maggiori disuguaglianze, si creerebbero così due Italie se non più Italie. Questo perché ovviamente l'autonomia differenziata porta a una gestione delle risorse, anche a livello economico, delle risorse a disposizione, per cui ovviamente viene da sé pensare che regioni più ricche possano offrire un'offerta formativa più elevata rispetto alle regioni più povere. E inoltre la cosa che ci preoccupa moltissimo è che si paventa anche la possibilità di una differenziazione stipendiale, quindi del salario, e quindi ovviamente andrebbe così ad essere colpita anche quella che è la contrattazione collettiva nazionale, perché ovviamente poi si farebbe una contrattazione relativamente a livello regionale.